Vox Farm presenta. Vi abbiamo già parlato di Giacomo Puccini e della sua Tosca. Dunque sapete che l'opera si svolge interamente nel centro storico della città di Roma. Volete scoprire qualcosa in più su questi splendidi luoghi? Ci parla oggi della Basilica di Sant'Andrea della Valle il professor Claudio Strinati. Benvenuti su Lirica, il podcast del patrimonio culturale italiano. Vi racconteremo le opere d'arte e gli artisti, i capolavori musicali e i musicisti. Visiteremo luoghi incredibili e incontreremo personaggi d'ogni tempo. Ci parleranno delle loro vite e anche un po' delle nostre, perché la cultura è semplice quando parla il linguaggio della bellezza. Mario Cavaradossi è un pittore inventato. Ma la sua figura è stata costruita con una perfetta intelligenza e conoscenza dei fatti di quei tempi. Il testo di Victorien Sardou, da cui la Tosca è tratta, è ambientato all'inizio dell'Ottocento, al tempo della battaglia di Marengo, per esattezza. Quindi Cavaradossi è un pittore di quell'epoca. Quando lo incontriamo, Cavaradossi si trova nella chiesa romana di Sant'Andrea della Valle, e sta dipingendo una Maddalena, ispirandosi alle fattezze della Marchesa Attavanti. Vede in lei la meraviglia della bellezza onesta e pura. E nel cantare l'aria di Sortita, recondita armonia, costruisce intorno all'immagine che sta dipingendo una vera e propria teoria estetica minimale. Dice infatti che l'arte, tanto più è valida, quanto più confonde insieme diverse bellezze. Sono le parole testuali del peraltro bellissimo libretto di Illica e Giacosa. L'immagine che Cavaradossi sta quindi dipingendo è scaturita dal criterio filosoficamente ben fondato della recondita armonia, un principio che è alla base di tutte le arti, pittura ovviamente compresa. E l'armonia consiste appunto nell'accordare bellezze diverse. Per fare un esempio pratico, Cavaradossi ci informa che la sua amante, Floria Tosca, celebre soprano, è bruna, mentre l'Attavanti, che sta trasponendo in pittura, è bionda. Affermato così che il mistero dell'arte consiste proprio nel fondere insieme diverse bellezze, Cavaradossi ci fa pensare che la Maddalena che sta formulando avrà un po' delle caratteristiche di Floria e un po' dell'Attavanti. È chiaro, in ogni caso, che la pittura cui Sardou si riferiva e che Puccini condivide è quella del purismo ottocentesco, che in Sant'Andrea della Valle ha testimonianze preclare. L'idea dell'armonia, necessariamente unitaria, che è però basata su bellezze diverse ma pur sempre bellezze, è la riproposta di un'antica idea della pittura che si faceva risalire per lo più a Raffaello Sanzio, il quale, su attestato di uno dei suoi amici più cari, Baldassarre Castiglione, avrebbe sostenuto la tesi che, volendo dipingere una bella donna, non scegliesse mai per principio una modella particolarmente bella per poi ritrarla come è, ma dovesse vedere molte donne insieme, onde da ciascuna trarre un elemento per lui significativo, anzi determinante, sulla cui base avrebbe composto la figura ideale, scaturita più dalla mente dell'artista che dalla sola osservazione diretta del reale. Per fare una bella donna, avrebbe dunque sostenuto Raffaello, mi formo nella mente una certa idea, che arriva a una perfetta definizione solo dopo averne viste tante, insieme o singolarmente. Il quadro di Raffaello nascerà dunque così. Ora, all'inizio dell'Ottocento, proprio a Roma, si stava diffondendo una scuola pittorica detta dei Nazareni, in quanto annoverante pittori per lo più tedeschi, di origine protestante ma convertiti al cattolicesimo, venuti a lavorare a Roma considerando la patria delle arti per ricollegarsi con l'antico spirito rinascimentale che sentivano risorgere in sé. In particolare pensavano al primo Rinascimento, che corrisponde all'arte che si praticava al tempo appunto di Raffaello e quindi all'inizio del Cinquecento e anche un po' prima di Raffaello stesso, con riferimento esplicito a certi giganti della pittura come Perugino, Botticelli, Ghirlandaio, Signorelli, quei pittori che, guarda caso, alla fine del Quattrocento erano stati chiamati a Roma da Papa Sisto IV della Rovere
per affrescare la grandiosa cappella, poi da tutti chiamata Cappella Sistina, che il pontefice aveva fatto costruire in Vaticano, destinandola ad altissime funzioni religiose, tra cui il conclave dei cardinali per l'elezione dei papi. I Nazareni lasciarono tanti lavori pittorici insigni e il loro capo si chiamava Friedrich Overbeck, di cui Cavaradossi è una specie di clone, e tra le sue opere più famose c'è un quadro che si chiama Italia e Germania, che mostra due fanciulle, una bionda e una bruna, che si tengono amorevolmente per mano mentre dietro di loro si profila un duplice paesaggio italiano e germanico al contempo. Cavaradossi quindi lavora con la stessa impostazione di un Overbeck, quella cioè di conciliare nel nome di un confronto armonico tra bellezze diverse il mondo dei biondi con quello dei bruni, ma non con un'accentuazione funestamente razziale, ma al contrario come un garbato e consapevole omaggio a quegli opposti che, una volta conciliati con saggezza e affetto, creano quanto di più bello e nobile possa esistere. La storia della Tosca sarà invece la contraddizione a tutto ciò. Cavaradossi è un rivoluzionario, onesto, generoso, quindi osteggiato dal potere che lo vuole morto, come sarà in effetti. La lezione è terribile ed eccelsa al contempo. La conciliazione tra opposti, ancorché entrambi degni di stima, fiducia e apprezzamento, non si realizza mai. Predicata a parole può essere invece addirittura il fondamento del contrario, morte, tradimento, orrore, desolazione. E Puccini lavora su questa tematica in un modo impressionante, molto aderente allo spirito dei luoghi dove la vicenda si svolge. Sant'Andrea della Valle infatti è un emblema di contrasti, lotte ed esclusioni. È la chiesa madre infatti dei padri teatini, un ordine di religiosi nato nel Cinquecento per contrastare con ferrea determinazione e sostanziale durezza la riforma protestante che veniva dai paesi germanici, contrastare con gli strumenti di una rigida ortodossia, di un intransigente rigorismo. La chiesa di Sant'Andrea della Valle fu costruita poi con una grandiosa profusione di mezzi. La cupola è la più grande e bella di Roma, dopo quella di San Pietro. L'aula è di mirabile, maestosa magnificenza. Sommi artisti, pittori e scultori nel corso del tempo, dalla fondazione fin quasi ai nostri giorni, sono stati chiamati a decorarla, secondo quei criteri della conciliazione tra contrasti e armonia che non si potrebbero immaginare più efficaci allora come oggi. Nella zona absidale della chiesa, il Domenichino, autorevole eccellente pittore bolognese del primo Seicento, dipinse tra le molte cose anche uno dei primi nudi femminili esplicitamente percepibili come tali in una chiesa, volendo rappresentare l'allegoria della fiducia in Dio, e nessuno ebbe da ridire. Del resto, la massima parte delle decorazioni pittoriche furono eseguite in questa chiesa, soprattutto nel Seicento, da giganti dell'arte, anche se non tutti oggi ricordati come meriterebbero. E ricordiamo almeno Giovanni De Vecchi di Borgo San Sepolcro, Domenico Cresti detto il Passignano, Cristofano Roncalli detto il Pomarancio, Giovanni Battista Crescenzi, Giovanni Lanfranco, l'appena citato Domenichino, Mattia Preti e innumerevoli altri. Tutti vi hanno lasciato un autentico tesoro artistico che non ha nulla di asfittico, formalistico, burocratico, ma che al contrario è il segno stesso della nobile magnanimità dell'arte, di una eccelsa eloquenza in figura, di una amorevole accoglienza verso il visitatore che quasi si stupisce della generosità degli artisti. Nella immaginazione pucciniana, la cappella in cui Cavaradossi sta lavorando dovrebbe essere la prima entrando sul lato sinistro, che è la cappella della famiglia Barberini.
dove vi sono splendide opere scultoree, tra cui un San Giovanni Battista di Pietro Bernini, padre del più celebre Gian Lorenzo, ma soprattutto c'è il Passignano, formidabile pittore fiorentino di quei tempi, che condusse un vasto ciclo con storia della vita della Vergine utilizzando sia la tecnica dell'affresco, sia la tecnica dell'olio su tavola e su muro, che rende l'insieme delle sue opere smaglianti e vigorose anche ora a distanza di secoli. Di certo la bellezza promanante dei suoi lavori è stata un esempio che è sempre perdurato intatto. Quindi aver ambientato Cavaradossi in un simile strepitoso contesto la dice lunga sulla consapevolezza che scrittori dell'Ottocento come Illica e Giacosa avevano rispetto a quella memorabile fase della storia della pittura italiana. Ci fu peraltro anche una fase di decorazione tardo ottocentesca e primo novecentesca in Santa Teresa della Valle, ed epigoni del purismo nazareno ancora si ritrovano nelle decorazioni dell'aula centrale, per come la vediamo oggi. Il testo e la voce che avete sentito sono di Claudio Strinati, le musiche di Giacomo Puccini, Simone Molinaro, Ottorino Respighi e Giovanni Pierluigi da Palestrina. Se volete approfondire i temi di cui vi abbiamo parlato oggi o scoprire di più sul nostro progetto, cercateci. Ci troverete online all'indirizzo lirica.tv e nelle pagine social Lirica Music Art. Grazie per averci ascoltato. Vi aspettiamo per le nostre nuove puntate con tanti altri percorsi tra arte, cultura e musica. Lirica è un progetto promosso da Vox Farm e finanziato da Lazio Innova nell'ambito del programma operativo regionale FESR Lazio 2014-2020.